attenzione. I reggae di campagne stanno suonando parecchi nel mondo riguardo ai problemi ambientali, problemi fisici, che sono i problemi per i quali stiamo discutendo della decrescita. Perché se il mondo non avesse dei limiti, non avremmo ragione di parlare di decrescita. Potremmo continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto. Ci sono invece dei pesanti limiti fisici alla nostra crescita dell'economia, dell'uso delle risorse e della produzione di scorie e di inquinanti, che sono tra i principali motivi che ci inducono a ripensare il sistema economico in senso di decrescita. Tuttavia questo messaggio non passa nell'informazione, nella politica, nell'economia tradizionale. Perfino questa mattina sul quotidiano La Repubblica mi è capitato di leggere un editoriale a firma di Alexander Steel, che io non conosco, che apre timidamente alla decrescita. Il titolo stesso è «Se crescere è antieconomico». Fa una critica benvenuta sul significato del prodotto interno lordo, del PIL, ma mi ha sorpreso un passaggio che vi leggo. Questo Alexander Steel dice: può essere vero che le risorse del nostro pianeta non permettono crescita all'infinito, certamente non l'uso del carbone fossile, ed è anche possibile che le economie più avanzate non possano più tornare ai tassi di crescita che hanno accompagnato la ripresa dell'ultima guerra mondiale. Ma un mondo senza crescita può anche rivelarsi un mondo più brutto e più disuguale, dove i vari soggetti politici si combattono per risorse limitate e i più ricchi si proteggono come meglio possono. Ecco, mi ha sorpreso perché c'è questo tono possibilista. Può essere vero. Quasi come se gli economisti pensassero ancora che si può negoziare, venire a patti, con le leggi fisiche. E questo è sorprendente, perché non siamo ancora riusciti, quando uso questo plurale, parlo un po' in rappresentanza di tutti i colleghi che si occupano di scienze dure, di chimica, di fisica, di scienze del clima, di oceanografia, di biologia, di microbiologia, insomma di tutto il complesso delle discipline che studiano come funziona il mondo reale, contrapposta a un'economia che pensa di poter fare a meno dei risultati di questo tipo di ricerca scientifica, che ci dicono che stiamo raggiungendo i limiti invalicabili decisi da leggi fisiche invarianti, cioè che funzionano così dalla fondazione dell'universo, circa 13,5 miliardi di anni. La Terra 4 miliardi e mezzo di anni, l'uomo come Homo sapiens c'è da 200.000 anni, l'economia che conosciamo oggi, l'economia neoclassica, capitalistica, chiamatela come volete, c'è da poco più di 2 secoli. Mi sembra che sia un atto di forte presunzione pensare che questi limiti fisici, che qui sono stati individuati in questo articolo, ma siano vissuti comunque come qualcosa che si può sicuramente considerare, ma si può anche fare a meno di considerare se si vuole. Non si tratta di optional. La termodinamica non è qualcosa con cui possiamo venire a patti. Decide lei tutto per noi. Semmai deve essere la nostra economia che cerca di inserirsi all'interno di quelli che sono i vincoli fisici. Allora io vi parlerò di alcuni di questi vincoli nel pochissimo tempo che abbiamo, e intanto sappiamo che sono tutte cose ampiamente note di cui si è parlato già molti anni fa, il famoso rapporto dei limiti dello sviluppo, uscito nel 1972, tra l'altro voluto da un mio illustre concittadino che
ci tengo sempre a ricordare, Aurelio Peccei, perché nessuno se ne ricorda più. Aurelio Peccei era un economista torinese, e fu il fondatore del CAP di Roma, e fu colui che diede incarico al dopo di Jay Forrester l'MIT per la redazione del primo rapporto sui limiti della crescita. E quindi queste cose erano state individuate 40 anni fa, Lombardi ha fatto degli studi eccellenti aggiornando a un paio d'anni fa la situazione, questa è la copertina del suo libro, ma oggi abbiamo dei dati che ci dicono chiaro, molto di più di quelle che erano state quelle prime simulazioni di 40 anni fa, che abbiamo messo in campo la potenza della ricerca scientifica di decine di migliaia di ricercatori, sia quanto ai cambiamenti climatici, sia in relazione ai cambiamenti e alle criticità dell'atmosfera, che ormai, vedete, dice chiaramente che l'umanità sta vivendo ben al di sopra dei propri mezzi. Questa pubblicazione fondamentale è uscita su Nature nel 2009, dice nel suo titolo uno spazio operativo sicuro per l'umanità, spazio operativo in termini di vincoli fisici, non di vincoli economici. Sono tratteggiati qui gli elenco-raffinamenti, i cambiamenti climatici, l'acidificazione degli oceani, l'apertura del buco dell'ozono, il ciclo dell'azoto completamente alterato, il ciclo del fosforo che sta per essere alterato, l'uso dell'acqua dolce, l'uso del suolo e la cementificazione, la perdita di biodiversità, l'emissione di aerosol in atmosfera e l'inquinamento chimico che nuoce per primo alla nostra stessa salute, senza bisogno di intermediari come può essere il cambiamento climatico, che nuocerà in futuro alla nostra salute. E per oggi e per ora stiamo guardando con inquietudine, ma ancora non si riflette direttamente sulla nostra vita, mentre l'inquinamento chimico si riflette con malattie, con tumori, con allergie, e vedete che sono due settori riconosciuti da questa pubblicazione fondamentale, che però non ha lasciato il benché minimo segno nella riflessione dei governi. Tutti conosciamo l'impronta ecologica, tutti conosciamo l'Earth Overshoot Day, che è stato celebrato pochi giorni fa, il 22 di agosto, ma anche questo viene vissuto dalla informazione come qualcosa che si può mettere allo stesso piano di una partita di calcio o di gossip politico. Questo è l'approccio incredibile dell'informazione. La casa brucia, ma noi possiamo anche, girando pagina, occuparci del colore della tappezzeria, oppure di guardare una telenovela alla TV. Ma se la casa brucia, quello è il problema che deve coprire tutti gli altri. Quello è l'argomento di base che dovrebbe occupare l'intero dibattito politico, economico, filosofico del mondo. Invece occupa una posizione semplicemente di cultura generale, come occuparsi di una mostra d'arte. Se volete, se vi piace, vi potete occupare di ecologia, ma se non vi piace potete occuparvi di qualsiasi altro argomento più leggero nelle altre pagine del giornale. Abbiamo pure sempre più articoli autorevoli che ci dicono che così non si può andare avanti, che l'economia deve per forza confrontarsi con i problemi fisici. E vedete, questi sono titoli che appaiono sempre più frequentemente su riviste autorevoli. Quest'ultimo mi ha particolarmente colpito perché è uscito a giugno. Solo 3 mesi fa un titolo di questo genere dovrebbe far saltare sulle sedie i nostri politici. Stiamo per raggiungere il collasso della biosfera terrestre, ma non è un titolo che dovrebbe lasciare tutti attoniti e quantomeno dovrebbe suscitare un dibattito. Ebbene, questo articolo di Barnoschi e collaboratori, uscito sempre su Nature, con questo titolo così, così rilevante per il futuro dell'umanità, non ha di nuovo lasciato la benché minima traccia nell'informazione, non ha suscitato alcun dibattito. Si è andati avanti come se nulla fosse stato,
parlando di crescita che deve essere riattivata, consumi che devono ripartire, le solite cose che udiamo ogni giorno. Eppure, parlando di clima, sappiamo che ormai la quantità di CO2 in atmosfera ha raggiunto dei livelli assolutamente unici, inediti, nell'ultimo milione di anni. 300 e oltre, 393 parti per milione, non hanno eguali, se guardate il grafico dell'analisi delle bollicine di aria fossile nei ghiacci dell'Antartide, almeno nell'ultimo milione di anni. Non ho tempo per scendere nei dettagli e quindi vado rapido. L'aumento di temperatura oggi non è più messo in dubbio da nessuno, fa più caldo sull'intero pianeta. Abbiamo avuto l'anno scorso in Italia il secondo anno più caldo da oltre 250 anni di misure, quest'ultima estate è stata la terza più calda a livello mondiale, la seconda più calda in Italia, siccitosa, con un sacco di problemi in agricoltura, dagli Stati Uniti alla Russia. Qui vedete benissimo come l'estate del 2003 ha rappresentato un dato completamente al di fuori della statistica climatologica, ma è stato seguito da estati sempre più calde di tutto il passato storico che fa da riferimento. Se guardiamo i nostri piccoli ghiacciai sulle Alpi, che fanno da ottimi indicatori climatici, vediamo che la dinamica del ghiaccio ha assunto delle velocità particolarmente importanti negli ultimi 20 anni. Questo confronto di foto che ho fatto entrambi io stesso vi fa vedere come il paesaggio alpino sta cambiando. La montagna è sempre lì, ma il ghiacciaio non c'è più. Questo ghiacciaio nel gruppo del Monte Bianco lo vediamo alla fine dell'Ottocento, lo vediamo nel 2005, si è molto ridotto di oltre 1,5 km, ma conserva ancora la sua forma. Guardate, la sua morfologia è in miniatura, è ancora lo stesso. Solo 7 anni dopo, cioè 2 settimane fa, vi ripeto il confronto del 2005 per vedere l'accelerazione. E qua vedete, 2012, 2 settimane fa, il ghiacciaio è collassato, nella seconda immagine, si è completamente disgregato la sua fronte, quindi assistiamo a un'accelerazione netta dei processi che stanno portando al riscaldamento del pianeta. Questa immagine è sempre di un grande ghiacciaio in Valle d'Aosta, il ghiacciaio del Ruiter, fotografato nel 1909, ecco come appariva una settimana fa. La foto è volutamente in bianco e nero per agevolare il confronto. Un'altra foto del 1930 dello stesso posto, ecco, lo stesso luogo oggigiorno, un altro 1,5 km di arretramento, un arretramento che continua a tassi di 30-40 metri all'anno per questi ghiacciai alpini. Ma c'è un altro ghiaccio molto più importante, è il ghiaccio della banchisa dell'Artico. E qui vediamo come quest'anno abbiamo da pochi giorni raggiunto il minimo assoluto, dopo il precedente minimo del 2007, e ciò che è importante è che siamo in una situazione peggiore di ciò che i peggiori modelli di simulazione avevano previsto 20 anni fa. Quando io 20 anni fa facevo vedere una figura come quella in basso a destra, con le due bande di incertezza attorno alla media, tra una situazione ottimista di riduzione della banchisa artica per questi anni che stiamo vivendo e una situazione pessimista, ricevevamo delle battute: voi siete dei catastrofisti. Ebbene, la realtà si è comportata in modo estremamente peggiore del peggior scenario di 20 anni fa. C'è un'accelerazione netta della perdita di banchisa polare. Per il momento sapete, la banchisa non fa aumentare il livello dei mari, ma sappiamo che se adesso il fenomeno investirà anche i ghiacci della Groenlandia, che sono ghiacci su terra e quindi fondendo fanno aumentare il livello dei mari, abbiamo davanti a noi per la fine del secolo la possibilità di tra 50 centimetri e 1 metro di aumento del livello del mare. Parlare di questo argomento a Venezia è un fatto estremamente rilevante, eppure non c'è sulle prime pagine dei nostri giornali. Le simulazioni matematiche del clima del futuro parlano chiaro: la temperatura sta crescendo, crescerà sempre di più, ma abbiamo dei margini di manovra. Se decresciamo, possiamo forse rimanere all'interno di una riga come quella verde. Vado in questa nuova simulazione dei colleghi francesi.
La linea blu e la linea verde sono il nostro futuro con la decrescita. Le due linee rosse sono il nostro futuro con il business as usual. Sono il nostro futuro con la crescita invocata dalla politica attuale. Ed è terrificante vedere che potremo avere anche 6 gradi in più alla fine del secolo, e il processo poi innesca un cambiamento irreversibile alla scala dei prossimi secoli, di cui le generazioni future potrebbero rimproverarci con aumenti possibili fino a un oltre 10 gradi alla fine dei prossimi secoli. Certo, questa possiamo chiamarla un po' una climatologia fantascientifica, ma basata su dati realistici, razionali. Quindi è importante agire in questo momento, perché è in questo punto che si fanno le scelte. Sono in questi anni dove noi possiamo scegliere quale bivio imboccare. Se partiamo con il business as usual, non si esce più poi da questo aumento di temperatura a scala secolare. Se possiamo fare qualcosa ora per ridurlo e stabilizzare la temperatura nei prossimi secoli, e con le azioni dei prossimi 10-20 anni, non di più, dopo il treno è perso per sempre, o almeno alla scala dei tempi umani. Questa è la simulazione del clima del Mediterraneo per la fine di questo secolo, dei colleghi del Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici. Beh, qui vediamo che tutte le estati della fine di questo secolo dovrebbero somigliare molto all'estate del 2003, la più calda che abbiamo nella nostra statistica mediterranea, che non è stata una stagione piacevole e facile da sopportare per il caldo che abbiamo vissuto direttamente, per la siccità, per la mancanza d'acqua, per la produzione di energia idroelettrica e così via. Dall'altro lato ci sono i fenomeni estremi, e quindi se la siccità è un processo lento e subdolo che va a accumularsi nel corso dei mesi, 4 ore di pioggia intensa in un pomeriggio sopra una città come Genova possono distruggere letteralmente una società. Le vittime, i danni materiali, l'inondazione, il crollo degli edifici, i detriti e così via. Se questi fenomeni da un tempo di ritorno di 100 anni diventeranno dei fenomeni con tempi di ritorno più brevi, di 50, di 20, di 10 anni, voi capite che già soltanto come rimborsi assicurativi, parlando all'interno di un'economia di mercato, diventerà già impossibile soddisfare le richieste di risarcimento dei danneggiati, oltre alle vite umane che non hanno prezzo. Allora, molte cose ve le dirà Ugo Bardi in seguito, forse su quelli che sono più vincoli, altri tipi di vincoli in campo petrolifero, in campo minerario. Io termino e chiudo, perché abbiamo poco tempo, dicendovi che sicuramente da un lato la politica ha una grandissima responsabilità, perché non possiamo risolvere tutto come individui. Abbiamo bisogno di leggi ben fatte che ci aiutino a fare questa transizione verso un'economia a bassa emissione di gas a effetto serra, a minore intensità di uso delle risorse e a minore produzione di rifiuti. Ma mentre attendiamo e ci diamo da fare perché nasca una buona politica delle nazioni e del mondo, ci sono anche tante cose che possiamo fare nelle nostre mani, a partire da noi stessi. Io ci ho provato, questo è il mio tetto, so che Ugo Bardi ne ha uno molto simile. Noi produciamo la nostra energia in una giornata come oggi in esubero rispetto alle nostre necessità: l'acqua calda per gli usi sanitari, il riscaldamento, l'energia elettrica per gli usi domestici, e anche un bel divertimento. E questo non vuol dire quindi tornare al Medioevo, ma cambiare completamente le nostre prospettive e accorgerci che in questa decrescita, che da tanti viene osteggiata come qualcosa di retrogrado, di ritorno al passato, c'è invece una grande visione verso un futuro che usa un po' della buona scienza e della buona tecnologia che abbiamo saputo fabbricare grazie al petrolio del passato, ma per il resto mette anche della buona filosofia e delle buone visioni per un futuro diverso di che cosa vuole l'uomo.
Ecco, io non ho bisogno di girare su un grande SUV per dimostrare la mia potenza, tutta la mia potenza sta nella testa e nei pannelli fotovoltaici che ho sul tetto. Grazie per l'attenzione.